Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books. Io sono Tiffany e buon Feminist Friday a tutti voi. L'argomento di questa puntata è qualcosa che mi è stato richiesto su Instagram da diverse persone e quindi ho fatto un po' di ricerche, insomma, ho cercato di darvi un panorama abbastanza completo di quello che viene definito il personaggio Mary Sue. Io sono convinta che ci sia sempre di meno l'esigenza nella letteratura di rappresentare dei personaggi di questo tipo, però ho scoperto che non è così mu nel mondo della letteratura per ragazzi anche negli ultimi 2 o 3 anni. Quindi, innanzitutto, partirei dallo spiegarvi perché oggi che è il Feminist Friday noi stiamo parlando di Mary Sue, qual è il problema dei personaggi Mary Sue e quello che, insomma, secondo me può essere un percorso per portarci ad avere dei personaggi invece un po' migliori, un po' più complessi, che rappresentino sicuramente i personaggi femminili in maniera migliore. O perlomeno che diano una rappresentazione femminile un po' più vicina alla realtà e che non banalizzino così tanto la complessità dell'universo femminile. Partiamo dalla definizione. Che cos'è un personaggio Mary Sue? E che vengono definiti Mary Sue in americano, che poi ovviamente sono diventati anche un termine per descriverle in italiano, sono tutti quei personaggi che apparentemente hanno un po' tutte quelle caratteristiche positive, come se fossero davvero perfettissime, come se tutto ciò che facessero fosse giusto, però allo stesso tempo sembrano totalmente senza qualità e hanno una caratterizzazione molto basilare. Vi spiego brevemente che cosa vorrebbe dire tutta questa introduzione. In soldoni, che cosa vuol dire sembrare praticamente perfette, ma allo stesso tempo risultare senza qualità? E andrei un po' a dividere per temi, quelli che sono le rappresentazioni più stereotipate del personaggio Mary Sue. È vero, parleremo di caratteristiche fisiche, di talento o qualità, insomma, di background, storia, insomma, e trascorso del personaggio e del suo destino e dello scopo finale, la personalità del personaggio e le sue relazioni. Perché così, secondo me, riusciremo ad avere un quadro abbastanza completo e ci darà uno strumento per analizzare meglio i personaggi dei libri che poi andremo a leggere. Partirei subito dall'aspetto fisico, che soprattutto nei libri per ragazzi è una delle grandi fissazioni degli autori. Tutte le analisi che sto facendo ovviamente si riferiscono soprattutto al genere young adult e fantasy per ragazzi, quello di cui io parlo sul mio canale. Ovviamente ci sono leggere differenze con il personaggio Mary Sue in altri generi, ma noi ci concentriamo su questi. Allora, le caratteristiche fisiche. Il primo è quello proprio di avere una sola caratteristica che rende il personaggio Mary Sue un po' esotico, un po' particolare, diciamo, un po' strano. E di solito sono gli occhi. Perché potrà mai un personaggio Mary Sue avere gli occhi color marrone, come se questo fosse un colore orribile per gli occhi, o che degrada un po' la particolarità del personaggio? No, perché il personaggio Mary Sue di solito ha qualcosa di molto strano, quindi ha gli occhi ad esempio viola, piace dire che sono viola, che sono dorati, che sono rossi, grigi, insomma, le ho sentite veramente e lette veramente tante, però c'è sempre quel dettaglio un po' fuori dalle righe, che le rende ovviamente uniche. Ovviamente nella maggioranza dei casi, non sempre, ma nella maggioranza dei casi sono delle ragazze more con una pelle bianchissima, proprio molto pallida. Le descrizioni di questi personaggi poi si basano soprattutto sul fatto che siano comunque ragazze abbastanza semplici, anonime, e che hanno davvero un sacco di descrizioni di come si vestono, come se questo fosse di davvero grande importanza e di rilevanza nei confronti della trama. E poi c'è quella classica descrizione, guarda, casuale, che loro non si rendono mai conto di essere delle ragazze carine. Guarda caso magrissime, guarda caso con la bocca super, super carnosa, come se questo fosse una cosa. Come farà a sopravvivere Mary Sue? Va bene, a parte gli scherzi. Comunque sì, insomma, ci sono queste caratteristiche fisiche sempre molto vaghe, perché non si entra mai nel dettaglio, cioè non si dà mai un ritratto veramente molto dettagliato e fedele di quello che dovrebbe essere il personaggio, si sta sul vago, ma ci sono queste caratteristiche che guarda caso sono sempre molto ricorrenti.
Non in tutti, ovviamente, può variare, però è una cosa che si trova spesso. Passiamo invece alle abilità e le qualità che questa persona possiede. La Mary Sue, tendenzialmente, è quella che potrebbe essere definita baciata dalla fortuna, perché guarda caso sa fare cose incredibili. Cioè, magari una sola, magari c'è una sola cosa, o magari una dota atletica, magari è un'intelligenza sovraumana, magari è un artista incredibile, insomma, c'è sempre un qualcosa che però la rende eccellente. E guarda caso è sempre meglio dei suoi compagni, senza una motivazione davvero particolare, se non che sia una sorta di prescelta. Al contrario, invece, le Mary Sue potrebbero avere totalmente zero caratteristiche che la distinguono, quindi essere totalmente una persona senza grandi capacità, anche abbastanza imbranata e di netta, e che non porta miglioramenti, che non contribuisce in maniera davvero decisiva anche all'interno di gruppi, di amici, cose così, però apparentemente tutti la amano. E io le trovo addirittura peggiori della prima categoria di Mary Sue, ovvero quelle super in tutto, perché non hanno veramente motivazioni, non hanno spinte, cose succedono e non hanno senso di succedere. Vabbè, ma comunque. Passerei al background o alla loro storia, che di solito è veramente una storia drammatica o iperdrammatica, molto tragica, portata sempre all'estremo. Di solito c'è di mezzo una famiglia devastata, la perdita dei genitori. Infatti spesso un grande stereotipo di queste serie è l'orfano, che sì, va bene, però non tutti i personaggi devono per forza avere un background così tragico per diventare dei protagonisti di un romanzo. In altre, invece, ad esempio, è il risultato di un'unione tra due mondi diversi, quindi magari è un half-breed, un mezzo sangue, quindi magari è metà umano, metà qualcos'altro, metà vampiro, metà lupo, metà mago, strega, fata, quello che volete. E quindi ha già comunque un'ulteriore caratteristica che la rende comunque un po' speciale, c'è qualche guarda caso, tutte le capitate. E di solito oscillano tra due estremi anche caratteriali, quindi c'è quella iper esaltata, stravagante e sopra le righe ed estroversa, oppure c'è il personaggio che può essere la classica: voglio stare da sola per sempre, non voglio vedere l'umanità, io sono una solitaria, mi piace essere solitaria, c'è quel fascino del perché sta sempre sulle sue, vuole stare sulle sue, non viene accettato da nessuno, insomma. Come prima, ci sono diverse sfumature, ma che riconducono poi sempre alla stessa categoria di personaggi. Quindi abbiamo detto caratteristiche fisiche di un certo tipo, qualità che possono essere o estremamente incredibili o addirittura non esistenti per nulla, e poi un background, quindi una storia del personaggio che è sempre comunque tragica tendenzialmente, che porta questi personaggi ad avere delle caratteristiche di personalità magari molto esaltate oppure molto solitarie. Poi arriviamo al loro scopo, cioè perché sono state create, perché sono le protagoniste queste Mary Sue. Tendenzialmente perché sono le prescelte, cioè una gran parte di questi personaggi ha qualcosa che pende sulla loro testa, perché hanno delle, cioè qualcosa nel loro passato, nella loro storia che non dipende da loro, che le porta ad essere the chosen one, le prescelte proprio. Oppure in altri casi, se anche non sono delle prescelte per una questione di destino, diventano delle leader, diventano la guida della rivolta, della rivoluzione, di un cambiamento molto grosso, di un piccolo gruppo anche. Oppure sono proprio le uniche che possono risolvere un mistero, una questione, possono portare la pace, insomma, anche se non sono state prescelte dal destino, pur non avendo grandi capacità, pur non avendo doti da leader, si ritrovano comunque a guidare dei gruppi. E poi passiamo alla personalità. La personalità delle Mary Sue tendenzialmente è sempre solo abbozzata, perché questo lascia un grande spazio sia al lettore che all'autore di intervenire in maniera molto comoda, ovvero che quando ha necessità
di inserire un'informazione qua e là, può farlo. Non c'è una vera e propria guida che insomma faccia dire al lettore: ma no, ma avevi detto che era un'altra cosa, tu stai agendo in un'altra maniera, perché è talmente vaga la descrizione che potrebbe agire in qualsiasi modo senza apparente motivo. E in altri casi invece questa mancanza di descrizione veramente molto accurata permette anche all'autore di farla sembrare ancora più priva di difetti, perché quando ci sono attacchi di rabbia, quando afferma magari la propria personalità in maniera molto aggressiva, oppure se in altri casi si viene a creare un'ostilità perché c'è un conflitto all'interno di un gruppo tra due personaggi, eccetera, eccetera, lei si porrà sempre dalla parte del giusto, imponendo la propria opinione sugli altri. Perché lei ha sempre ragione, fondamentalmente, lei è sempre nella parte del giusto, del buono. Poi, ad esempio, una cosa che ho visto sempre, adesso dopo facciamo gli esempi così ve ne parlo bene, è questa sorta di magari non ha grandi capacità ed è anche un po' imbranata, però poi a parte un piccolo inciampare, una figura molto circoscritta all'interno del libro, dopodiché questo imbarazzo, questo non essere proprio coordinata sparisce. Ma non me ne avete parlato? Vabbè, ma comunque. Comunque, insomma, tutto quello che fa, la sua personalità, le sue azioni, il suo modo di agire, fanno sempre in modo che il lettore anche questi piccoli difetti li vada a perdonare, anche perché è tutta roba perdonabile, oggettivamente. Non c'è nulla, mai, non ha mai dei picchi in negativo o in troppo, tra i due sempre molto positivi, però mai troppo in negativo, perché fondamentalmente deve sempre piacere al lettore. E veniamo invece alla questione delle relazioni. Cosa succede alla Mary Sue quando si trova all'interno di questioni amorose? Lei innanzitutto è sempre l'oggetto del desiderio, perché non c'è mai o quasi mai solo un partner potenziale, c'è sempre più di una persona interessata a lei, ovviamente senza un apparente motivo. Le persone la amano, tutti la amano, sono attratti da lei e la percepiscono come potenziale madre dei loro figli. Oppure, se non è una cosa nuova, cioè che se non è una relazione che si deve andare ad instaurare, è comunque sempre stato il grande amore della loro vita, è sempre stata quello a cui aspiravano. Spesso, tra l'altro, proprio questa relazione che gli altri personaggi hanno con Mary Sue li aiuta ad avere una caratterizzazione, quindi noi conosciamo alcuni personaggi solo e unicamente attraverso il loro rapporto con Mary Sue, perché l'unico approfondimento che viene fatto riguarda questa relazione. Quindi, banalmente, riassumendo la Mary Sue e le caratteristiche, i tratti generali, sono sempre personaggi un po' vaghi, con qualche caratteristica ma pochi, fuori dalle righe, tendenzialmente molto positivi, molto belle, tendenzialmente quelle a cui aspirare perché racchiudono tutte le qualità del mondo, con una storia dal passato un po' tragico che comunque crea un segno di rottura molto forte, che non hanno apparentemente particolari capacità, a meno che non siano le prescelte, e che però si ritrovano a essere sempre al centro di grandi questioni amorose che scatenano l'interesse di tutti, senza ovviamente averne qualsiasi motivo, e che sono sempre abbastanza abbozzati, mai caratterizzati in maniera molto rigorosa, perché così c'è spazio per muoversi all'interno delle loro storie. Passo a farvi subito qualche esempio, così analizziamo una serie di personaggi diversi che possono ricondursi alla definizione di Mary Sue. Ovviamente, come sempre, parto da una Mary Sue molto iconica, secondo me, che è Bella Swan di Twilight. Allora, che cos'è? Bella Swan non ha apparentemente grandi capacità, grande personalità, non è neanche particolarmente meravigliosa, ma ha qualche tratto caratteristico, ovviamente, che la rende attraente. Rappresenta perfettamente una ragazza comune, quindi ovviamente la celebrazione dell'ordinario, che non è una cosa sbagliata, sto solo delineando dei tratti che secondo me rendono molto scadente la narrazione. Comunque è chiaramente una ragazza bruna, dalla pelle molto bianca, non ha apparentemente qualità perché non sa fare nulla, la sua caratterizzazione, la sua personalità sono praticamente inesistenti, ha quel tratto che imbonisce molto il lettore, cioè il fatto di essere imbranata e molto impacciata. E questa è una cosa che la rende comunque abbastanza piacevole, perché è una di noi, no? Apparentemente lei non ha qualità, non ha capacità, non è particolarmente bella, non è particolarmente capace nel fare cose,
non ha una grande personalità, eppure diventa il centro dell'interesse amoroso degli altri personaggi, diventa il motivo anche che scatena la sfida tra più personaggi per conquistarla. Anzi, per entrambi i due personaggi che poi si innamorano di lei, diventa proprio un'ossessione, diventa il motivo scatenante di tutte le loro azioni. E crea questo harem di personaggi innamorati di lei che si tiene lì buoni e che le servono in un momento o in un altro, per tappare i buchi fondamentalmente. E poi in questo caso parliamo anche di Edward, perché Edward è quello che viene definito Gary Stru, ovvero l'equivalente maschile della Mary Sue, cioè un uomo che appartiene a un mondo con determinate caratteristiche, ma quello poi ne parliamo in un altro momento. Quindi insomma, Bella apparentemente non ha nulla, non è nulla, non rappresenta nulla, ma diventa il centro, la nostra eroina. Per fortuna siamo un po' andati avanti da questo personaggio, ma non del tutto. Vi parlo di un altro personaggio che secondo me è proprio centratissimo con la questione Mary Sue, ovvero Anastasia Steele di 50 sfumature di grigio. Sì, l'ho letto, non fate domande, l'ho letto per capire che cosa è questa montagna di spazzatura. Cioè, Anastasia Steele, se noi pensiamo al suo personaggio, è una ragazza molto ordinaria, che non ha apparentemente caratteristiche fisiche che saltano all'occhio, è una ragazza carina, molto normale, che si ritrova ad essere immotivatamente il personaggio centrale di una contesa amorosa tra i suoi vecchi amici e Christian Grey, e non solo, insomma, tutti sono attratti da lei, inspiegabilmente, e diventa proprio il fulcro di tutta la narrazione. Ma apparentemente Anastasia non ha gusti definiti, non ha una passione, non ha degli interessi molto sviluppati, addirittura nel suo lavoro passa da stagista a dirigere una casa editrice, e poi non mi venite a dire che lì non c'è una sorta di meritocrazia. In ogni caso, lei rappresenta esattamente un classico stereotipo di Mary Sue. Un altro personaggio che secondo me è perfetto per inquadrare la Mary Sue è Juliet di Shatter Me. Questa sapete che è una serie che per me è imbarazzante, però in ogni caso secondo me dà grandi spunti per la critica, soprattutto della mia. E niente, Juliet praticamente è una persona da un passato tragico veramente molto pesante che si ritrova ad essere il centro di un'intera storia, l'eroina di un'intera storia. Lei ovviamente ha un dono che nessun altro ha e quindi la rende direttamente eccezionale, ma come personalità lei è totalmente assente, cioè proprio quando leggi dici ma una descrizione, un tratto caratteristico. No, lei ha il potere, tra l'altro, di uccidere le persone solo toccandolo, poi nella storia non fa nulla per salvarsi. Vabbè, è proprio ridicola in generale l'impostazione della storia. Però, in questo caso, Juliet diventa innanzitutto il centro di interesse, proprio per il suo potere, di uno dei personaggi. Che però, da centro di interesse per il potere che ha, che sarebbe anche giustificabile, diventa il centro di interesse e di contesa amorosa. Perché poi si crea questo legame con più personaggi che fanno riferimento a lei, in quanto a quanto pare è meravigliosamente amorevole, tutti sono innamorati di lei inspiegabilmente, tanto da permettere la redenzione di un personaggio. E è inspiegabile questa relazione proprio perché lei non ha apparentemente alcuna caratteristica distintiva, perché non ha una personalità, scrive su sto diario senza dire nulla di sé, non racconta nulla di come, anche solo dire come è rimasta traumatizzata, spiegare, elaborare un po' la cosa. No, lei non ha nulla, eppure si ritrova sempre al centro dell'interesse amoroso. Ovviamente, guarda caso, ha questi capelli neri bellissimi e lunghissimi, occhi bellissimi, guarda caso, è bellissima proprio per coincidenza, perché non è che potevamo averne una un po', cioè no. Noi vogliamo le Mary Sue molto belle, perché sennò non ci riconosciamo con loro. Ma poi vi potrei fare davvero tanti altri esempi, però non voglio dilungare troppo il video. In ogni caso, quando io leggo di queste Mary Sue, un po' io percepisco un fastidio profondo, perché secondo me è vero che lasciare aperta la caratterizzazione permette poi all'autore con facilità di muoversi e cambiare le cose a proprio piacimento, perché sappiamo che se gli autori sono pigri, questo li aiuta tantissimo. Però dal
all'altro. L'idea di non avere una caratterizzazione non è più un qualcosa di valore ora. Secondo me nel 2018 siamo abituati a personaggi talmente caratterizzati bene che non possiamo più rifarci alle Mary Sue. A femminista vi posso dire che io non ho mai conosciuto una ragazza che non abbia assolutamente una personalità, anche uno o due tratti distintivi. Non esiste una persona che non sa cosa dire, che non saprebbe descrivere se stessa in almeno tre parole, quindi è veramente anche un po' svilente, secondo me, continuare a proporre questi personaggi. Non importa il genere di appartenenza o di riferimento, non c'entra che uno sia fantasy, che l'altro sia letteratura contemporanea, che l'altro sia classico. Quando manca la caratterizzazione, fondamentalmente, manca il punto di gravità al quale si dipana tutta la storia. Ed è anche per questo che ci tengo a sottolineare alcune caratteristiche: di sessismo, di sessualizzazione, di narrazione, di relazioni sbagliate o controproducenti all'interno dei libri. E quando parlo di femminismo applicato a questi libri è perché io spero sempre davvero che ci sia un impegno maggiore da parte degli autori, che secondo me hanno tutti gli strumenti per darci del materiale valido, come sempre. Bisogna solo non essere così pigri. Per fortuna, però, devo dirvi che nel 2017 mi è capitato davvero poco di leggere di personaggi Mary Sue, ed è anche per questo che ero un po' dubbiosa se fare questo video, perché non avevo grandi esempi, sono dovuta andare ovviamente un po' in là col tempo. Non dico che non esistano, perché ce ne sono comunque ancora tanti, ma secondo me finalmente abbiamo un po' capito che bisogna andare avanti ed evolversi. Come sempre, io vi ringrazio tantissimo per aver partecipato a questo Feminist Friday qua sul canale, di aver guardato il mio video. Se vi va, anche su Instagram, se voi postate una foto, io riposto nelle stories e condivido tutti i contenuti di chi usa l'hashtag Feminist Friday, mi farebbe molto piacere vedervi partecipare, condividendo un contenuto che ha a che fare con il femminismo, con i vostri personaggi preferiti femminili, con le vostre autrici preferite. Secondo me gli argomenti di discussione sono davvero sempre tanti. Nel frattempo, io vi ringrazio per questa rubrica, ci vediamo a venerdì prossimo, per il resto ci vediamo al prossimo video. Ciao!